Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Se sentite dei rumori di sottofondo è perché ho la finestra aperta, ma fa troppo caldo per chiuderla, quindi niente, ci teniamo i rumori molesti. Allora, questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Come al solito, giù nell'info box trovate i link di tutti o quasi tutti i prodotti che vi mostro, dove poter trovare prezzo, inci, dove trovarli, eccetera. Allora, partiamo con make-up. Ho terminato il mascara di EAN, linea Luxury. Questo qua è nel progetto smaltimento make-up. Vi lascio il link dell'ultimo video che ho fatto, dovrei rifarlo per aggiornare. È un mascara che a me è piaciuto tantissimo, soprattutto per quanto riguarda lo scovolino in silicone molto duro. Non vi consiglio di avvicinarlo più di tanto alla palpebra perché altrimenti vi graffia, fa male. Però è ottimo per separare alla perfezione le ciglia, soprattutto se prima di questo si usa un mascara che tende un po' a raggrupparle, con questo le separa alla perfezione. Mi è durato tantissimo, l'ho utilizzato con molto piacere, purtroppo è finito, però è un prodotto che vi straconsiglio. E questo era l'unico prodotto make-up che ho terminato. Ho terminato il detergente sapone liquido disinfettante Fresh and Clean, elimina il 99,99% dei germi, mi è piaciuto molto, non secca le mani, lava molto bene, nonostante sia un sapone disinfettante la profumazione è molto molto gradevole, fresca, sa un po' di limone, comunque agrumata. Ne ho un'altra confezione che sto utilizzando, un buonissimo prodotto, un prezzo molto piccolo e quindi straconsigliato. Sempre per quanto riguarda la deserzione delle mani, ho finito il Sea & Nature, il sapone liquido al latte d'asina bio, 250 ml, il costo mi sembra sia tipo 1,90 euro, un buonissimo prodotto, un buon inci, una buonissima profumazione, rimane molto molto delicato sulla pelle, però allo stesso tempo è efficace, è anche leggermente idratante, ammorbidente, veramente un ottimo prodotto. Questa linea non ho capito se è in edizione permanente oppure no, ma comunque io ogni tanto riesco a ritrovarla nel mio Lidl, quindi se lo ritrovo sicuramente lo riacquisto perché mi è piaciuto tantissimo, delicato ma efficace, secondo me è adatto anche ai bambini o magari per lavare il viso, è perfetto. Terminato il detergente di Vea. Questo qua è un detergente multiuso che può essere utilizzato sulle pelli sensibili e arrossate in ogni sede, quindi in tutto il corpo, adatta per la detersione dei neonati e anche delle persone anziane, soprattutto se allettate, e poi va bene per la pulizia del viso, lo strucco degli occhi, igiene intima, eccetera. Questo prodotto me lo consiglia la ginecologa, da utilizzare come detergente intimo fisso. Allora, siccome il prezzo non è bassissimo, questi prodotti si trovano in farmacia, io compro sempre un detergente Vea e poi lo alterno durante l'anno ad altri prodotti. Mi piace tantissimo. Ha la vitamina E e questo lo rende al tatto un po' viscoso, però è un ottimo prodotto, veramente adattissimo per l'igiene intima, adattissimo se si hanno dei rossori, dei pruriti, candida, cose del genere, è fantastico. Mi piace tanto, non fa tanta schiuma, è molto delicato, è ottimo. Prodotti Vea, per quanto mi riguarda, sono dei buonissimi, buonissimi prodotti. Poi ho terminato lo shampoo volumizzante alla Rumi di Noa per capelli fini e tendenti al grasso. Questo è il mio tipo di capello. Voi calcolate, adesso io ho capelli più corti, ma li ho tagliati ieri. Allora, io ho utilizzato questo shampoo fino a qua. Dopodiché mi è venuta la forfora, ma tanta forfora, cosa che praticamente non mi era mai successo nella vita, quindi ho tolto questo shampoo e la forfora è sparita, quindi niente, ho finito poi di utilizzarlo per lavarmi i piedi
E per questo motivo devo bocciarlo, mi dispiace. Era anche un buono shampoo, lavava bene e tutto quanto, ma appunto mi ha fatto venire la forfora, quindi nulla. Sempre per i capelli ho terminato il balsamo rivitalizzante Cocco e Ginseng di Quanticlicium. È un marchio che io adoro, soprattutto per i prodotti per i capelli. Secondo me sono fantastici e durano tantissimo. Questo balsamo l'ho acquistato dopo aver provato il campioncino che mi aveva fatto innamorare subito, però devo dire, ho trovato meglio il campioncino del prodotto. Ho trovato che il campioncino fosse più districante, molto più districante rispetto a questo balsamo. Comunque un buon balsamo, non è che non ho avuto problemi con questo balsamo, però preferisco altri prodotti di questo marchio, credo di non andare a riacquistare appunto questo prodotto. Buono comunque, però ne ho provati di migliori. Ho terminato poi due mini taglie di gel doccia. Allora, uno è questo qua della linea Summer di Lidl, era in un set. Nello scorso video dei prodotti finiti vi ho fatto vedere il deodorante che andavo a buttare perché puzzava di canfora. Con questo gel doccia uguale, sa di canfora e un retrogusto talcato, ma è un odore insopportabile, quindi io l'ho utilizzato in due docce. Non ho utilizzato la spugnarettina appunto per andarlo un po' a smaltire in velocità perché questa profumazione mi toglieva il respiro. E niente, non mi è piaciuto. Una profumazione insopportabile. L'altro mini taglia di gel doccia è questo qua alla rosa, che non so neanche quale sia il marchio, l'ho trovato in casa, era penso un set di prodotti che avevano regalato a mia nonna. Si sente perché appunto è una rosa di vecchietta, cioè quelle saponette che usavano 100 anni fa per profumare i cassetti, sa di quello, quindi profumazione non mi è piaciuta, l'ho utilizzato per lavarmi i piedi. Ho terminato poi il gel igienizzante mani della Sien, secondo me è il miglior detergente, disinfettante mani che io ho provato, intanto perché ha una buonissima profumazione, sembra quasi appunto un bagnoschiuma, un profumino veramente ottimo, non si sente l'alcol, non sa di disinfettante, non secca le mani assolutamente, si assorbe in fretta, non le lascia appiccicose, fantastico, 99 centesimi, ve lo straconsiglio, per me è il migliore disinfettante per le mani. Poi ho terminato questo scrub per il corpo della linea del marchio MAC, questo è proprio al caffè, ha un buon inci. Allora, intanto la confezione è scomodissima perché poi in doccia si bagna, si sciupa, quindi una confezione scomoda. Detto questo, profumazione di caffè strepitosa, buonissima, scrubba molto 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 bene la pelle e la lascia super idratata perché qua abbiamo all'interno anche degli oli. E quindi rimane anche idratante. Infatti, dopo questo non andavo ad applicare la crema. Buono, non va a sporcare il piatto doccia, basta appunto con la cornetta della doccia dare una sciacquata veloce senza neanche strofinare. Buonissimo, veramente buonissimo. L'unica cosa è il pack che è molto bello esteticamente, ma poco pratico. Sempre per quanto riguarda scrub, ho terminato questo sapone sfoliante con olio di oliva bio senza olio di palma del saponificio Varesino. Un pezzetto di sapone con all'interno questi granellini che mi era stato regalato, mi sembra, al Sana, un buonissimo esfoliante, non adatto al viso. Io lo utilizzavo per le mani e per il corpo, ma è talmente tanto tanto esfoliante che per alcune zone del corpo ci devo andare proprio leggerissimo oppure non andarci. Quindi se avete la pelle molto molto sensibile vi dico no, perché questo è molto molto scrubbante. La cosa buona è che essendo appunto una saponetta, oltre a scrubbarvi, vi lava anche il corpo e di conseguenza non dovete fare due passaggi, fate tutto in una volta sola e fate anche veloce, buonissimo. Terminato sempre per i capelli questo campioncino che in realtà viene venduto anche così di Alverde ed è la maschera della linea Nutricare, una buona maschera. Con questo ho fatto due applicazioni con i capelli lunghi, non appesantisce il capello, buona. Per quanto riguarda il viso,
Ho terminato, scusate, ma mi sento prudere la gola quando parlo e in più mi sento un peluchio qua e quindi è tutto un continuo toccare e tossire, mi dispiace. Allora, ho terminato questo contorno occhi antifatica di Madara della linea Smart, un buonissimo prodotto, fantastico. Per il mio tipo di contorno occhi, adesso che fa molto caldo, sarebbe troppo, infatti l'ho finito proprio nel periodo giusto, l'ho utilizzato per tutto l'inverno, dura tanto, nutre ma non appesantisce, buonissimo, un prodotto fantastico, ve lo straconsiglio. Poi ho terminato due maschere, una è questa qua di Bioacqua, questo non so neanche dirvi l'inci perché è scritto tutto in coreano, giapponese, quindi non so che cosa sia, cosa ci sia scritto, comunque questa era quella con il cactus. Mi è piaciuta, mi piacciono molto queste mascherine di questa linea. Le ho acquistate su Wish a pochissimo. Ha una profumazione molto buona, ha lasciato la pelle luminosa, idratata e per niente unta. Il tessuto rimane ben aderente al viso, buona. Altra maschera terminata è questa qua di Bellezza Castiglia. Io l'ho acquistata da Iperzoap, ma si trova anche, mi sembra, su makeup.it. A parte la confezione molto carina, il tessuto era fatto bene, carino perché c'era disegnato il gatto. Rimane ben aderente nel viso, non scivola giù. Io l'ho messa e poi mi sono messa a fare cose in casa, quindi non è scivolata via. È tanto, tanto, tanto imbevuta di siero. Mi ha lasciato anche qua la pelle molto luminosa e per niente appesantita, quindi anche questa è buona. Poi, ok, ho terminato questi dischettini, quadrottini grandi di quando è per la gattina. Mi piacciono, non si sfaldano, costano poco. Ed infine ho terminato dei campioncini. Mi sono promessa che io ogni mese cerco di terminare un tot di campioncini perché altrimenti rimango sommersa. Allora, di Nouvelle ho terminato della linea Color Glow lo shampoo e la maschera. Non so dov'è che le ho reperiti questi. Reperiti si dice? Boh, questi campioncini. Comunque, li ho utilizzati per lavare i capelli, sono venuti così. Lo shampoo è abbastanza buono, la maschera non districa, non ha fatto niente di che. Poi ho terminato tre campioncini di Yop, detergente questo qua con la caprettina, come al solito, buonissimo, l'ho utilizzato per fare la doccia, buonissimo ma non fa schiuma, anche messo nella spugna retina non fa schiuma, quindi, boh, non lo so. Poi ho terminato questi due gel doccia di Refan alla lavanda, shampoo e gel doccia. Io l'ho utilizzato solo come gel doccia. Buonissima, buonissima profumazione di lavanda, veramente fantastica. Lava bene, non secca la pelle, mi sono piaciuti. Poi ho terminato tre campioncini del detergente intimo di Biovera della linea Donna. Buono, molto molto liquido, con ogni campioncino ho fatto mi sembra tre lavaggi, buono, mi è piaciuto. Sicuramente se vi comprate la full size vi durerà una vita perché ne basta poco. Io ho fatto tre applicazioni ma perché non volevo tenere il campioncino troppo tempo aperto, però ne basta pochissimo. Ed infine campioncino vaniglia nera di Crema Corpo Bottega Verde. È un prodotto che non mi è piaciuto perché la profumazione, per quanto mi riguarda, è insopportabile. È vero che la profumazione è molto soggettiva, però a me non è piaciuto e quindi niente, boccio questo prodotto. Bene, questi sono i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!